tutti alla visita all'Abbazia di Chiaravalle, che per noi di Italia Medievale è il clou di questo ciclo di Medioevo Libreria. È il capolavoro che abbiamo fuori dai confini di Milano, almeno fino al 1928, quando Chiaravalle Milanese è una della decina di comuni che verranno inglobati nel comune di Milano. Per questo si dice Chiaravalle Milanese, però è adesso comune di Milano. Allora io vorrei cominciare a parlare dell'Abbazia di Chiaravalle con un particolare che la denota molto anche dal punto di vista della storia dell'arte, che fa capire molto di chi ci è stato qua e c'è tuttora qua, ovvero questa colonna. Allora, a prima vista, per una discussione tra profani, potremmo dire com'è complicata la vita, perché è un intreccio, non è propriamente così, è molto simbolica questa cosa. E fa capire molto sia dell'architettura che decisero i cistercensi, in particolar modo i primi tempi, in aperta polemica con quello che era il sistema architettonico-artistico di Cluny. Però in seconda battuta fa capire che cos'è lo spirito di chi abitò l'abbazia di Chiaravalle, cioè è l'ordine dei monaci cistercensi. Sant'Agostino sostiene che Gesù Cristo è l'amato, Dio è l'amante, ma un nobile che con tutta la sua famiglia e tutti i suoi amici intorno al 1113 bussa alla porta di Stefanari. Questa persona si chiama Bernardo e sarà il nostro uomo del secolo, definito così dall'ordine cistercensi. Sarà Bernardo di Chiaravalle. Stefano Harding capisce che questo è uno mandato dall'alto. In 2 anni lo manderà a fondare un'altra abbazia figlia di Citeaux, Clairvaux. Ed ecco Chiaravalle, la Chiaravalle francese, la madre di tutte le abbazie successive, perché San Bernardo ha 25 anni quando forma questa nuova comunità e rivive lo stesso percorso che ha fatto Roberto di Molesme, spaccare le pietre i primi anni, perché Clairvaux è ancora più tosta rispetto a Citeaux, è una filiazione. Quindi si fonda Chiaravalle Milanese e la data certa, diciamo così, della fondazione di Chiaravalle Milanese, o meglio le 2 date certe che per noi definiscono Chiaravalle Milanese, una è il 1135. Nel 1135 si comincia a costruire l'abbazia grazie alle donazioni più o meno puntuali, come giustamente diceva Maurizio, dei milanesi che escono grazie alla famiglia Archinto, che sono la famiglia forte della cosiddetta e attuale Porta Romana a Milano, escono appunto, secondo la storia della fondazione, da Porta Romana e donano come milanesi, donano questo territorio paludoso ai nostri amati monaci, perché questa era di fatto di proprietà della famiglia Archinto, questa zona che non utilizzavano perché ovviamente non pensavo che si potesse tirar fuori qualcosa. La seconda data che vedete qua, cioè all'inizio della quarta riga a sinistra, è 1221. Il vescovo di Milano a maggio, Settala, che è un membro della famiglia Settala, e vedremo l'affresco sabato prossimo, ufficialmente consacra questa abbazia per il culto. Il termine nolare deriva dal latino e significa campanario. Allora, un conto è parlare di torre e di campanile, un conto è di parlare di torre che diventa campanile. Le prime campane ufficialmente per la liturgia furono fatte nel V secolo e create da San Paolino per il culto. Dove? A Nola. Non è un caso che quel paese in Campania si chiami così. Perché appunto furono le prime campane utilizzate per la liturgia.
la facciata dell'abbazia di Chiaravalle ha ancora delle idee che vanno vicino al romanico, non prettamente gotico. È una facciata a capanna. Possiamo parlare con questo rosone, con questa bifora? Possiamo parlare di Sant'Ambrogio? Forse, non propriamente, però il concetto è che comunque si guarda anche a cosa abbiamo intorno, e quello che abbiamo intorno è la semplicità del posto. Per cui dire, anche per quanto riguarda Sant'Ambrogio, dal mio punto di vista, facciata a capanna al di là dello stile, significa che comunque si guarda anche a chi si ha intorno. Non è magnificente, è bellissimo. Il problema è l'atrio. L'atrio è oggettivamente posteriore. Percorrendo il litorale frentano, nella fascia d'Abruzzo tra Pescara e Vasto, tra le ginestre, pini ed arbusti di macchia mediterranea, si scopre l'abbazia di San Giovanni in Venere, monumento imponente, ma vibrante di spiritualità cristiana. L'abbadia poggia su un colle dal quale si ammira un eccezionale paesaggio. Il mare dallo sconfinato orizzonte, il fiume Sangro che sfocia nel Golfo di Venere e l'ampia vallata che guarda la Maiella. Intorno, un fitto bosco ed un ampio uliveto si aprono verso la valle. Sono particolarmente lieto di avere con noi Beatrice del Bove dell'Università degli Studi di Milano, che ci parla, adesso vediamo se l'ho imparato, se è scritto lì, a partire da Griselda, donne medievali nella letteratura e nella storia. Molto, molto, molto interessante come argomento. A voi il piacere di scoprirlo ascoltando e attenzione a voi. Grazie a tutti e buon ascolto. Grazie a voi, grazie per l'invito. Grazie per l'invito. Mi piace poter parlare di Griselda in questa settimana che coincide con la settimana della festa della donna. Magari appunto partiamo da Griselda, senz'altro, anzi partiremo da Griselda, e poi, come ambirei fare, possiamo provare a camminare tra letteratura, storia, favole, novelle, tornare alla storia e ritornare alle favole. Vediamo quanto dura questo discorso, e insomma lo possiamo interrompere quando credete. Dunque, allora partiamo da Griselda. Immagino che conosciate questo personaggio che, come sapete, è protagonista dell'ultima novella di Decameron di Boccaccio e incarna, diciamo così, l'ideale della buona moglie, perlomeno della buona moglie funzionale a questo marchese di Sanluzzo, attenzione, non di Saluzzo, ma Boccaccio dice di Sanluzzo, che appunto è ancora celibe. Adesso ripercorriamo brevemente la novella del Boccaccio. Non ve la so naturalmente a leggere, ma appunto proviamo insieme a richiamare quelli che sono i punti salienti. Allora, innanzitutto, il marchese di Sanluzzo si chiama Gualtieri nella fabula, nella novella del Boccaccio. Si chiama Gualtieri, è il primogenito della famiglia dei marchesi di Saluzzo. Voi sapete, il marchesato di Saluzzo esiste, non di Sanluzzo, ma il marchesato di Saluzzo esiste ed è una piccola realtà signorile del Piemonte, dell'area subalpina del Piemonte. Che cosa fa il marchese? Come tutti gli aristocratici, passa il suo tempo a cacciare, così ci dice Boccaccio, e quindi in uccellare e in cacciare. Durante una delle sue battute di caccia si imbatte, scusate il bisticcio di parole, in una povera giovinetta di una villa, e teniamo presente questo termine, villa,
vicina, cioè si tratta di una località di campagna nei pressi della piccola capitale del suo stato. Questa fanciulla ha come caratteristica, che naturalmente colpisce immediatamente il marchese, il fatto di essere bella assai. Tenete conto che la bellezza, dal punto di vista estetico, è una delle caratteristiche che si devono tenere in considerazione quando si sceglie moglie, quando si sceglie la futura sposa. Il padre di questa fanciulla è poverissimo. Cosa fa questa fanciulla? Come vedete nell'immagine, questa è Griselda e questo è il marchese. Questa fanciulla sta tornando dalla fonte dove è andata a prendere acqua, e nella sua esistenza si occupa naturalmente di tutto quello che concerne la cura della casa, ma si occupa anche di guardare le pecore. Siamo in una ipotetica realtà di montagna e quindi naturalmente l'occupazione di pastori è molto diffusa, soprattutto tra le donne. Siccome è celibe il marchese, i suoi cortigiani, i suoi sudditi non sono per niente contenti, si deve senz'altro sposare perché deve garantire una discendenza al marchesato, deve garantire la trasmissione ereditaria della dominazione. E allora i suoi cortigiani lo spronano, gli dicono: ti devi assolutamente sposare, non scrive così con calcio, faccio una sintesi. Quindi il marchese dice: d'accordo, purché però non mi costringiate a sposare una del mio livello, scelgo io liberamente chi sposare, quindi non necessariamente una principessa. Tant'è vero che Gualtieri decide di sposare quella povera giovinetta che ha incontrato durante la sua battuta di caccia, Griselda. Cominciano i preparativi per il matrimonio, la festa deve essere sontuosa, la sposa deve essere riccamente vestita, quindi si fanno confezionare delle vesti adatte, si acquistano dei gioielli, tra questi anche una corona. Vedete, intanto scorrono tutte le immagini, le rappresentazioni di Griselda che sono diventate una iconografia tipica, rappresentativa delle mogli. Griselda, le storie di Griselda di solito vengono intagliate nei cassoni nuziali, c'è da preoccuparsi e vedremo perché, oppure vengono dipinte sulle spalliere dei letti dei talami nuziali, eccetera, eccetera. Teniamo conto di questi particolari. Che cosa fa il marchese? Il marchese va a parlare con il padre per chiedere la mano della sposa. Va da questo padre che si chiama Gian Nicole e che cosa gli domanda? Gli domanda se la fanciulla si ingegnerebbe di compiacergli e di una cosa che egli dicesse o facesse non turbarsi, e se ella sarebbe obbediente. Quindi la bellezza da un lato, l'obbedienza dall'altro sono delle caratteristiche, dei requisiti fondamentali per essere scelta dal marchese come buona moglie. Cioè, è stata dai critici sempre ritenuta inverosimile. Ci sono invece, a mio modo di vedere, molti elementi di verosimiglianza, nel senso, le due occupazioni del marchese e di Griselda sono assolutamente verosimili. Il marchese passa il suo tempo a cavallo, a cacciare quando non è in guerra, considerato che poi i marchesi di Saluzzo, non di San Luzzo, ma i marchesi di Saluzzo, se potevano scappavano dalle guerre e lasciavano le mogli a combattere. Ciò detto, e Griselda, come vi dicevo, si occupa delle pecore, delle greggi, quindi molto verosimile. Anche la cerimonia nuziale è verosimile, la vestizione, la spogliazione, cioè a Griselda vengono chiesti indietro gli abiti quando viene ripudiata, anche questo è tipico ed è verosimile. E poi i requisiti della buona moglie: la bellezza, l'obbedienza, l'essere pronta per il marito a sottostare a qualsiasi tipo di prova. Ci sono anche degli elementi importanti di inverosimiglianza, di irrealtà, nel senso, allora, i personaggi Gualtieri e Griselda non sono mai esistiti, non esistono, non è mai esistito
vestita Griselda. Io purtroppo ho dovuto dire questa cosa a Saluzzo, davanti ai saluzzesi, che per i saluzzesi Griselda è una gloria locale, davanti agli abitanti di Villa Novetta, che adesso impareremo a conoscere di che posto si tratta, i quali non erano per niente contenti che io dicessi loro che la loro gloria locale non era mai esistita. Il luogo, abbiamo detto, Boccaccio chiama questo posto Sannalluzzo, lo fa apposta, non che Boccaccio non sappia che esiste Sannalluzzo, lo fa apposta di chiamarla Sannalluzzo, perché vuole solo evocare una realtà che è una realtà feudale, molto diversa dalla Firenze dove Boccaccio vive, e le donne di Sannalluzzo, nella sua testa, sono donne molto diverse rispetto alle donne fiorentine che sono emancipate, no? Che sono donne di città, che lavorano, eccetera. Nelle botteghe dei mariti, eccetera. Ecco, poi è assolutamente inverosimile a mio modo di vedere che una madre consenta al rapimento e all'uccisione dei figli. Questo lo trovo proprio inverosimile. Chi ha contribuito però a rendere molto verosimile e a fare in modo che la novella di Griselda si diffondesse in tutta Europa è stato Francesco Petrarca. Perché, come sapete, il Boccaccio scrive in volgare, per cui la diffusione della novella di Griselda sarebbe stata soltanto presso un pubblico che conosceva il volgare italiano. Un personaggio assolutamente di fantasia inventato, a un certo punto, dalla favola, entra nella storia. E come fa a entrare nella storia? Fa entrare nella storia attraverso, no, dei meccanismi di trasmissione delle informazioni e poi, come vedremo, di trasmissione degli errori. Allora, il primo che pensa che Griselda sia veramente esistita è un grande umanista, Enea Silvio Piccolomini, futuro Papa Pio II, che ne parla scrivendo, no, sapete, era una corrispondenza amplissima, nota e pubblicata, scrivendo a Pietro da Noceto. Dice: è esemplare il comportamento del marchese di Saluzzo nella scelta della sposa, già che sceglie una guardiana di porci, dice in questo caso, una pastorella comunque, e quindi loda, diciamo così, l'atteggiamento particolarmente democratico del marchese. Ecco, qui comincia tutto. Griselda viene pian piano inserita negli alberi genealogici dei marchesi di Saluzzo. Nel 1490 la prima volta viene inserita nelle cronache e negli annali che raccontano per l'appunto anno per anno, o comunque ordinati cronologicamente, gli avvenimenti storici delle principali dominazioni, e quindi nel 1524 addirittura si trovano i marchesi Gualtieri e Griselda con tanto di data, cioè marchesi di Saluzzo nel 970. Ce ne sono per così di testimonianze di questo genere, vi riporto soltanto le principali. Sappiamo che Margherita ebbe una frequentazione assidua con Vincenzo Ferrer, un predicatore catalano, molto in voga tra l'altro in quegli anni, che predica per tutta Europa, arriva in Piemonte e con Margherita va spesso in gita ai santuari, pregare, eccetera, eccetera. E si dice che Margherita, come potete leggere, sotto le ricche vesti portava il cilicio e quanto più poteva si dava la devozione e mortificazione per l'amore di Gesù Cristo. Quindi aveva una vocazione religiosa spiccatissima fin da bambina. Non diede figli, questo è una pecca per una buona moglie. Diede però lustro alla famiglia sia di provenienza che di acquisizione, diventando, come vi dicevo, santa. Perché una volta rimasta vedova nel 1418, tanto fa una cosa straordinaria, rifiuta di sposare Filippo Maria Visconti, un personaggio tra l'altro che chiunque di noi avrebbe rifiutato, ecco, volentieri di sposare, benché dotato di un patrimonio notevolissimo, però insomma il carattere lo conoscete, lo avrete raccontato in tanti incontri, ecco, meglio non sposarlo. Poi vedremo una poverina che sposerà Filippo Maria Visconti. Allora, che cosa fa? Rifiuta di sposare Filippo Maria Visconti, quindi insomma anche un atto importante. Si trasferisce ad Alba, dove i marchesi di Monferrato sono signori e dove possiedono un bellissimo palazzo. Qui si trasferisce con un gruppo di donne della sua corte
e comincia a vivere una vita religiosa. Vive non come una signora di alto mignaggio, ma come una cittadina privata, si umilia, si abbassa per l'amore di Dio a tutti, visita con grande sollecitudine gli infermi. Questa è una dopos anche, no? Che connota le vite delle beate e delle sante, occuparsi degli infermi, che è anche, oltre ad altre attività di cui parleremo se riusciamo ad arrivarci, che comunque è un'attività che serve per fare in modo che le donne non ozino. L'ozio è pericolosissimo, perché nell'ozio sta la tentazione, quindi andare a curare i malati, a visitare gli infermi, a pulirli, ad accudirli, dovrebbe far passare qualsiasi tipo di male intenzione. Vedete, li puliva, li nettava da ogni bruttura, eccetera. Questo palazzo marchionale sorge accanto a una domus dei frati umiliati, che viene annessa al palazzo. Annesso viene anche il monastero, l'abbazia di Santa Maria delle Grazie. Negli anni 40 Papa Eugenio IV fonda, legittima, questo convento dell'ordine dei predicatori intitolato alla vera beata Maria Maddalena. La Margherita di Savoia verrà beatificata nel 1669 e il convento trasferito negli anni 60 del Novecento, negli anni 40 del Novecento, verrà intitolato alla beata Margherita di Savoia, appunto per tutte le donne che di qualsiasi livello sociale, con fini diversi, come vi dicevo. Quindi sono le donne nobili, sono le mogli degli artigiani nelle botteghe, le contadine che finano e tessono a domicilio in quel sistema che si chiama Ferrax System, no? Quindi di lavoro per l'appunto a domicilio o lavoro anticipato. Ci sono tante donne che tessono e che finano in città. È un'occupazione tipicamente femminile, perché le doti fisiche delle donne consentono loro di avere una migliore manualità, no? Hanno le mani più piccole, quindi queste operazioni le possono fare molto meglio, soprattutto se si tratta di tessere e di filare la seta. Questa è una testimonianza relativa alla beata Caterina Mattei, che vive a Racconigi, che come sapete poi in età moderna è stata una delle patrie dell'industria serica. Di questa donna, che lei beata, si legge in una geografia: giovanetta di 9 o 10 anni, confeziona nastri in casa con la madre, nastri di seta e bimbelli, no, di seta, stando alzata per fino a mezzanotte per guadagnare nel tessere bindelli di seta. Non so, e vorrei che a lei, nel modo che un cavaliere si può paragonare a una dama, le assomigliaste. Grazie per la vostra attenzione.